C'è un altro problema, che il sistema scolastico anche in Siria è diverso da quello iracheno, quindi in Siria per esempio partono subito con due lingue, cose che non avevano fatto i bambini che venivano dall'Iraq, e quindi venivano ammessi, perché in Siria potevano andare nelle scuole pubbliche, venivano ammessi a classi molto inferiori rispetto a quelle che loro frequentavano in Iraq, quindi si vergognavano di questa differenziazione, così, quindi i bambini si sono trovati in una situazione molto molto difficile, assenza proprio di educazione, non vanno a scuola oppure vanno ma in condizioni molto molto precarie, e questo naturalmente influirà sul futuro di questa generazione, perché sarà una generazione che non ha avuto un'educazione adeguata e comunque aveva già perso degli anni durante la guerra in Iraq, quando non potevano andare a scuola perché c'era molta violenza e quindi le scuole erano bersaglio degli attentati eccetera, e quindi questo è un grossissimo problema per l'Iraq. Poi l'Iraq era un paese dove c'erano dei livelli di istruzione più alti di tutto il Medio Oriente, adesso questa cosa è assolutamente crollata. Io voglio leggere questo passaggio che appena due righe, che credo più delle mie parole renda l'idea di questo messaggio appunto nel segno della convivenza civile. Il vescovo di Kirkuk scrive: il nostro è un mosaico, solo il dialogo può favorire una soluzione, è meglio includere che escludere. Ecco, l'inclusione piuttosto che l'esclusione come condizione essenziale per andare avanti, per superare i contrasti. Sì, però i cristiani sono quelli che più sono perseguitati in questo momento in Iraq, soprattutto subito dopo la caduta di Saddam, perché durante il periodo di Saddam i cristiani non avevano problemi, potevano tranquillamente mantenere il loro culto. Loro sono di origine irachena, peraltro, non è che arrivano da altre parti, è una chiesa particolare che si chiama Caldea, che riconosce il Vaticano, anche se ha delle differenze rispetto al Vaticano, comunque è una pratica religiosa tipo cattolico molto, che risale indietro di molto tempo. E appunto durante il regime di Saddam loro potevano praticare la loro religione, infatti c'erano moltissime chiese in Iraq, non potevano fare proselitismo, però per esempio se nelle scuole c'erano più del 25% di bambini cattolici potevano anche insegnare il catechismo. Caduto Saddam invece le milizie islamiche hanno cominciato a perseguitare i cristiani. I cristiani peraltro per esempio erano quelli che vendevano gli alcolici perché non avevano problema con l'alcol, poi bevevano tutti in Iraq, però a vendere erano soprattutto i cattolici. E quindi i miliziani hanno cominciato a colpire i negozi di alcolici, a volte con il dentro i proprietari, quindi ci sono stati massacri, poi venivano massacrati comunque cattolici, tant'è vero che molti sono fuggiti al nord, perché molti abitavano anche al sud, sono fuggiti al nord dove avevano una presenza più forte, a Bagdad, Mosul, Kirkuk. E molti sono scappati all'estero, tendono ad andarsene via, ne ho incontrati molti in Siria che attendono di poter andare in paesi occidentali perché hanno paura effettivamente di stare in Iraq. Certo, e loro sono facilitati perché spesso hanno aiuti dall'Occidente oppure hanno parenti che vivono in Occidente, quindi possono avere questo reinsediamento in Occidente. Però effettivamente è una perdita perché una componente della società che se va via tutta costituisce una perdita, come dice il vescovo di Kirkuk. Infatti lui fa una grande opera di mediazione all'interno delle varie componenti della società. Kirkuk, immaginate, siccome è una città che è sempre stata rivendicata dai curdi, ma che Saddam aveva realizzato, quindi quando c'era Saddam al potere aveva cercato di espellere i curdi da Kirkuk e far andare lì a vivere, dava incentivi agli insegnanti per esempio per andare a insegnare a Kirkuk eccetera. Caduto Saddam c'è stata l'operazione inversa, sono arrivati i curdi che hanno cercato di fare la pulizia etnica al contrario. Risultato, adesso la città è metà curda e metà araba e in mezzo c'è una zona.
zona mista dove abita anche il vescovo di Kirkou, che mi aveva appunto invitato a pranzo quando io ero andata in Kurz. La città è particolarmente ambita perché è ricchissima di petrolio, naturalmente, quindi è voluta da tutti. E io devo dire che questo vescovo è una persona straordinaria. Io l'avevo conosciuto nel 2003, prima che iniziasse la guerra, quando lui stava a Mosul, e già allora ci aveva dato molte indicazioni su quello che succedeva nel paese, perché uno molto a contatto con la gente. E poi durante il mio rapimento lui era stato a casa mia, perché era venuto in Italia e ha un prete amico che vive non lontano da dove vivono i miei genitori, e quindi lui era andato a casa mia a conoscere i miei genitori. Quindi poi quando sono tornata in Iraq naturalmente sono andata a trovarlo. Ma è una persona veramente molto apprezzata da tutte le componenti etniche, religiose, e per questo cerca di portare avanti questa mediazione in una situazione molto molto difficile. Grazie. C'è un Iraq che guarda avanti, che vuole risalire la china, ma c'è anche un Iraq che insomma arretra, che guarda al passato. Eppure diciamo quello che sembra emergere, per me diciamo, almeno per quanto mi riguarda, posso concludere qui le mie domande, quello che sembra emergere è comunque il messaggio di speranza dell'autrice. Questo Iraq comunque ha al proprio interno le forze per andare avanti, per tirarsi su dalla difficile situazione in cui si trova. Sì, io penso di sì, per i motivi che ho detto, per il fatto che per esempio stanno rientrando in Iraq molte persone, molti intellettuali, molti persone che hanno una professionalità molto alta, che se la sono fatta in questi anni all'estero e che sono in grado di portare avanti anche una modernizzazione del paese, di fare anche progredire molto le università, gli insegnamenti, perché durante il periodo dell'embargo gli iracheni non potevano importare neanche i libri, e quindi c'era stato un periodo di stallo nell'università, all'inizio non potevano importare computer e cose di questo tipo, quindi c'era stato un blocco enorme. E poi man mano questo è stato superato, e infatti loro avevano cominciato per esempio a stampare libri che riuscivano a recuperare attraverso internet. Però questo è tutto un recupero che devono fare per tornare ai livelli in cui erano prima. Io mi ricordo, ho incontrato molti insegnanti all'università di Baghdad, ed erano insegnanti che avevano studiato nel loro paese e poi avevano fatto specializzazione in diversi paesi, all'est come all'ovest, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna. E quindi è un paese che ha delle risorse anche dal punto di vista intellettuale molto, molto forti, molto consistenti, se ci sono le condizioni però per poter sviluppare queste risorse umane. E tutto dipende da quello che succederà nei prossimi mesi. Gli americani dovrebbero lasciare l'Iraq, anche se stanno preparando delle basi, quindi dubito che lasceranno mai completamente l'Iraq, anche perché altrimenti non si capirebbe perché sono andati lì. Sicuramente non sono andati per abbattere Saddam, sono andati perché è un paese ricchissimo di petrolio. Le riserve, ora si calcola che, secondo i calcoli fatti negli anni 70 era il terzo paese per riserve di petrolio, ma secondo i calcoli che si stanno facendo adesso supera sicuramente l'Iran e potrebbe avvicinarsi all'Arabia Saudita.